Inopportuna sconfitta dell'Amen Scuola Basket Arezzo alla Spezia, gli Amaranto, dopo aver condotto per 38 minuti e iniziato l'ultimo quarto sul più 16, si sono fatti superare dai padroni di casa 64-60. Senza Rodriguez infortunato, la SBA è partita comunque con un buono spunto in terra ligure 7-0 dopo due minuti. Il primo quarto, pur giocato a ritmi non altissimi, si è chiuso sul 18-12 per l'Amen, che ha controllato la partita senza riuscire però a trovare un break importante. Anche nel secondo parziale sono i ragazzi di coach Milli a condurre, le percentuali di realizzazione non sono eccelse, ma in difesa la SBA concede poco agli avversari, mantenendo un vantaggio di 7 punti all'intervallo lungo. Al rientro dagli spogliatoi, l'Amen è il proprio momento migliore, Spezia non riesce a trovare la via del canestro, mettendo a referto solo 6 punti in 10 minuti, così gli Amaranto allungano fino al 46-31, con cui si chiude il terzo parziale. Quando la partita sembra saldamente nelle mani aretine, ecco la reazione locale: Pipolo realizza due triple consecutive e dall'altra parte Giommetti commette il suo quinto fallo personale con ancora oltre 7 minuti da giocare. La difesa dell'Amen si sfalda di fronte alle iniziative dello Spezia. Suliauskas cambia ritmo con le sue penetrazioni dentro l'area che arrivano fino a canestro. Una SBA smarrita perde anche De Bartolo per raggiunto limite di falli e punto dopo punto i padroni di casa prima si avvicinano, poi compiono il sorpasso a 52 secondi dalla fine con un appoggio a canestro di Fazio. Gli ultimi secondi vedono gli aretini ancora in difficoltà nella fase difensiva, alzare bandiera bianca di fronte a un avversario capace di segnare 33 punti in un quarto dopo che ne aveva fatti 31 in 30 minuti. Punteggio finale 64-60 che premia lo Spezia, ha avuto il merito di crederci fino alla fine contro una SBA che si è arresa troppo facilmente nel momento topico della gara. Nel prossimo turno l'Amen ospiterà il Palaestra con inizio alle 18:15 di domenica la Synergy Valdarno. Nel primo derby di questa stagione servirà un'inversione di rotta rispetto a questa prestazione che ha cancellato quanto di buono si era visto nel turno infrasettimanale contro Agliana.